Grazie montagna per avermi dato lezioni di vita, perché soffrendo ho assaporato la gioia della vetta, percependo che le cose vere, quelle che portano alla felicità, si ottengono solo con la fatica e chi non sa soffrire mai potrà capire. Battistino Bonali. Siamo pronti per la prossima avventura e il prossimo cammino che inizia adesso. Alta via numero 1 della Val d'Aosta. Oh yeah! Siamo ufficialmente partiti? No, non è vero, ci siamo già fermati. Iniziamo bene. L'Alta Via è un cammino che si svolge in quota, ad una media di 2000 metri di altitudine, toccando anche 3000. Zaino in spalla, dormendo nei rifugi e a valle, in piccoli hotel, comincio bene, ho già il fiatone. Toccheremo il Monte Rosa, il Cervino, Monte Bianco, con arrivo a Curmania. Ci aspetteranno un sacco di avventure e la vivremo insieme. Prima tappa di oggi, ve la spiego con la cartina velocemente. Noi siamo all'agriturismo de Soleil, arriveremo all'alta via numero 1 dove ci incroceremo, scenderemo ai laghi e risaliremo al rifugio Barba dove dormiremo. Velocissimo. Si inizia la pettata. La prima pettata non si scorda mai. La fatica. Prima sosta, dopo 2 km e 1 ora e 20. Sei carino. Questa ce la portiamo a Firenze. 20 di minuti di pausa e siamo ripartiti. Meno male mi hanno detto, ah, la prima tappa è semplice, così ce la rodiamo. Mamma mia, un'ora e mezzo di stamina così sono pezzi. Come si fa? Dai, dai. Mamma mia. Dai, dai, che dopo è peggio. Infatti. Ed eccoci qua. Ci siamo riuniti all'alta via numero 1, che parte per noi specialmente da qui. Yeah. Wow. Era buono il panino? Molto buono, questa vista stupenda. E ora ripartiamo però. Così, 1:10. Rifugio della Barba. Ciao cagnolino di Malga. Ciao vecchino, un po' vecchino. Sì, sì, sì. Tutti e due carinissimi. Oh, un bacino mi ha dato sulla guancia. Basta ragazzi, è finita la pausa, andiamo? No! Andiamo, veloci? Dai, gli ultimi 100 metri e siamo a rifugio. Davvero? Davvero. Oh, ma guarda mi rimbalza. C'ha il culo asado! Eccoci arrivati. Eccolo laggiù il rifugio. Non abbiamo le tende però, ragazzi. Guardate il letto a castello matrimoniale. Che spettacolo. Allora, appena ti togli lo zaino, camminare così. Facciamo gli altri 30 minuti aggiuntivi per arrivare al passo, dicevano. Per vedere la vista non vedremo perché c'è tutte le nuvole. È il momento clou di tutta l'alta via. Il lavaggio. Abbiamo appena fatto il bucato e Giova sta tendendo il filo per attaccare il nostro bucato, che è nient'altro che essere una corda che vi consiglio vivamente di portare perché può sempre servire tipo per appendere le cose. Il nostro bucato a 2000 passametri, che meraviglia. Eccoli qua, aspettare la loro cena. E una polentina. No, fame? 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 No, mangiamo anche questa, questa e anche te. Situazione letto, questo dove dormiremo stasera, i panni li abbiamo messi all'interno perché c'è tipo umidità più 100 e qua come in tutti i rifugi dormiamo con il sacco lenzuolo perché le coperte nei rifugi non sono lavate e di conseguenza bisogna dormire con il proprio sacco lenzuolo che si può anche comprare all'interno del rifugio stesso. Buonanotte, a domani, ciao! Se c'è una cosa difficile alle 4 di mattina... E mettere a posto il sacco letto. Dove resistono a morire. Buongiorno, Ire. Buongiorno. Sono le 4 del mattino. Cioè, parliamone. Ci sarà la nostra colazione. Attenzione. Goal partire tra 20 minuti, cioè alle 5 con le frontaline per evitare il temporale. Vai, mangiamo e siamo pronti. Buongiorno e grazie per la luce di servizio, Giova.
Sono le 5 del mattino e noi stiamo già partendo. Faccio un 360 così vi faccio vedere la situazione. Sta iniziando dietro le montagne ad albeggiare. Noi siamo partiti prestissimo, come dicevo, perché si prevede temporale. E siccome oggi abbiamo 10 ore di cammino e vogliamo arrivare il prima possibile, in modo tale da prendere eventualmente il temporale quando siamo più bassi in quota ed evitare pericoli, quindi incrociamo le dita. E la prima ora e un quarto è andata, ragazzi. Dai, Tratti di poderale e via a comandare. Guarda che bello, ci sono le nuvole che si stanno alzando dalla valle. Maledetto passo, anzi maledetto colle, colle Marmontana. Liane, ma perché cammini così tanto con tutte queste scarpe? Ah, sta... I momenti come questo, nel silenzio, il nostro posticino meraviglioso. Ah. Siamo un cammino da 4 ore e mezzo, abbiamo fatto una mega salita e adesso una mega discesa e tanto per cambiare dobbiamo risalire in alto per poi riscendere. Ci aspettano 10 ore di cammino, quindi ancora siamo quasi a metà più o meno e intanto il meteo non sembra promettere benissimo. Cioè, dimmi se non sembra la scena di Jurassic Park con i velociraptor che si muovono. E vai, guarda la mano è sulla merda. Ira è caduta su delle pietre, mettendo le mani avanti, dove per l'appunto c'erano degli schizzi di merda. Sono rimaste a cazzeggiare con le capre, si divertivano. Qui sopraggiunge un temporale e questo è niente, priorità alle capre. Si inizia a vedere una fine. Percorso nel senso che ragazzi, abbiamo superato questo buco qua che era il passaggio del colle e abbiamo fatto i 2 colli previsti per la giornata, i nostri 1200-4400, non lo so, metri di dislivello, e adesso ci aspetta 1900 in discesa con questa situazione qua. E accampati per mangiare. La piedalina larga. Boom, si riparte? Oddio ragazzi, non finisce più questa. Ah, questa salita era imprevedibile. Perché mi hanno detto dopo il colle, se scendeva era festa finita, tutto in discesa. E si risale di nuovo, cioè. Ancora 2 ore e 35. E la culla, perché qua dice sempre qualcosa. 2 ore e 35 come, 4. Come 5 e 35 per ritornare a Barma e non ce l'abbiamo messe 8. Abbiamo preso l'acqua, abbiamo preso i fulmini, ma poi arriviamo qua. Guardate che meraviglia è questa stanzina. No, vabbè, è stupenda. Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati. Siamo andati un po' veloci perché ci avevano detto che ci sarebbe stato questo temporale. Abbiamo sforzato un pochino e Gabri si è fatto male al ginocchio. Male alle ginocchia. Ecco. Abbiamo finito 12 ore. 12 ore. 12 ore. E ora si mangia. E mentre Gabri al ghiaccio, qua si mangia. Guardate che piattine mi hanno fatto qua al rifugio, che tra altre cose è bellissimo. Anche qua sì. Si mangia una serva. Il motivo per cui oggi è un giorno di riposo. Queste porte. Partiamo senza Gabri. Sono senza Gabri e quasi senza gambe perché sono acciaccatissimo. Siamo un po' distrutti. Mi fanno male le ginocchia, mi fa male tutto il quadricipite. Ci hanno detto addirittura che molte persone fanno il percorso che abbiamo fatto ieri e poi mollano e non fanno più l'alta via. E quindi dai, siamo già degli eroi e continuiamo. Vedi Gabri, purtroppo gli è andata male. Vado al fisioterapista. Sono molto fiduciosa che noi la faremo. E praticamente sarà un percorso tutto in salita all'inizio, senza pause, e poi tutto in discesa con una salettina finale. Quindi vediamo un po' che cosa ci aspetta. Guarda chi c'è laggiù. Ciao Gabri! Ciao dall'infermeria! Ciao Gabri, buon fisioterapista! Buon viaggio ragazzi! Si inizia bene con questa piccola salita. Queste salite di primo mattino, 1680, abbiamo già fatto 130 metri di dislivello. Ce ne mancano 870. Mamma mia che bellezza quell'acqua! Ma un tuffettino? Qui 3-4 gradi di acqua.
Ah, che bello! Dopo i primi 20 minuti di salita siamo arrivati a un bivio. Ci hanno detto che in qua passa l'Alta Via 1 e qua la scorciatoia, cioè la stessa strada in qua, che non è l'Alta Via 1, arriva un'ora prima. Cosa prenderanno i nostri eroi? Ta-na-na-na. Noi siamo lì al dovere, ci facciamo del male, facciamo un'ora in più. Yeah! Benissimo. Perché noi ci vogliamo. Male. E noi chi siamo? Eroi! Pellegrini! Cosa vogliamo? Camminare! Mangiare! Vabbè, a dire, non ci siamo. No, non siamo coordinati per niente. Attenzione, attenzione, signori! Ragazzi, siamo allenatissimi, sapete che gufata, mi stronco tutta. Abbiamo fatto 500 metri di livello, manco ce ne siamo accorti. Direi che è la miglior fontana ever. Un po' lenta magari, però dai, sto sommato. Dopo questo sali e scendi, che è stato molto sali e un po' di scendi, siamo arrivati al bivio che ci porterà 5 minuti al colle. Eccoci in arrivo. Arrivati, anzi, al colle La Genie. E poi niente, arrivano gli eroi che sono partiti direttamente oggi dalla Barma. Hanno fatto la tappa di 8 ore di ieri, che non si è fatto in mezz'ora. Loro si allenano per il Thor. Non so se sapete cosa è il Thor, ve lo spiego. Il Thor è una follia. Cioè, una cosa meravigliosa è che io vedo le persone che lo fanno e dico: voi siete degli eroi, siete degli eroi. Allora, il Thor è tutto il giro della Val d'Aosta, Alta Via numero 1 più Alta Via numero 2 a corsa, che fanno il primo in 68 ore. Vorrebbe un mese a piedi, 68 ore. Abbiamo anche il bancone per mangiare. Sì, ho trovato il posto per mangiare. Il ghiacciolo quindi non sacco, ma... A cibo vegetariano e vegano, no. Insomma, prima avevamo i panini. Non è meglio che i nostri panini. Abbiamo ripreso il cammino, ma Ire zoppica un po'. Sono come un parco. No, ora non esageriamo, dai. Così male? Appena arriviamo all'hotel, ghiaccio, via. Naturalmente, anche oggi, il tratto è sotto la pioggia. Che bello. La donna del torrente. E arrivarono all'Iso. Yeah. Infatti all'Ommato ci arriva a prendere il transfer per l'hotel che non è sull'Alta Via. Mi porta la zona. Che cavaliere. Stai zoppicando? Male. E stanotte dormiamo in questa meraviglia, poi ci aspettano giorni di rifugio e quindi stanotte questo letto sarà mio. E dormirà tanto. Attenzione, scena di colpo. Cinturine con maionese di capperi. Buongiorno. Buongiorno. Quarta tappa. La notte ha piovuto tutta la notte, il tempo non è dei migliori. E abbiamo anche il primo abbandonato di questo cammino. Infatti Gabri era stata la tappa, ha dato una fisioterapista. Gli ha detto che ha una forte, molto forte infiammazione in entrambe le ginocchia e quindi deve abbandonare. E quindi niente, siamo rimasti a te, amore. Addio Gabri. Ciao ragazzi. Con chi richiamerò le cappette? Non con me. Questo. Magari ci rivediamo. Ciao Gabri, ciao. Siamo con una mancanza. Con poca motivazione stamani. Ci aspettano quasi 1500 metri di dislivello. La prima salita dalla valle fatta. La fatica non si riesce nemmeno a respirare. Comunque, la salita è abbastanza. Quanto c'è ancora? No, vabbè. 2 ore e 55 di salita. A Col Pinter. Ah, 2777. Sono 1700, abbiamo ancora 1000 metri di dislivello. E 4 ore e 40 minuti. Dai, abbiamo fatto 400, 500 metri di dislivello. Già? Ci facciamo anche a 1000. Ed ecco un po' vestito dalle nuvole il Monte Rosa. Abbiamo finito il riposino di 20 minuti. Mancano 600 metri di dislivello. Ma perché me lo devi ricordare? Ah, scusa. Arriveremo a Col Pinter. Sotto la nebbia. Wow. Col Pinter, stiamo arrivando. Mamma mia, sarà lunga. Si riparte. Ire? Ah, non mi lasciare qui. E siamo arrivati a Col Pinter. 360 gradi. Che freddo fare. Inizia la discesa. Pranzo dei campioni. Belli sono. Chi l'avrebbe detto, dopo i camoscini anche il percorso attrezzato per arrivare in fondo. Anche oggi va così. Piovigina.
valle incantata, piena di fiori. È bellissima. Per cosa se per piovere di nuovo? Sì, esatto. In secondo le foto, tre fiorellini e poi grandina. Com'è questa storia? Non l'avevo vista e stavo arrivando, però la grandine è tanta roba. Sì, eh. Dai, siamo quasi arrivati, dai. Speriamo, lì. Eccolo Ira! E anche oggi abbiamo raggiunto la meta. E alla fine i nostri eroi arrivarono al Refugio View Fest. Ed eccoci finalmente arrivati al Refugio. Yes! E anche i panni stesi con vista. Finalmente a cena. Ho fame ragazzi, mangiamo il tavolino adesso. Poi lo mangeremo. Giusto. Ovviamente appena arrivati in rifugio abbiamo fatto il bucato e siccome abbiamo la cordina tattica l'abbiamo stesa in bagno. Il problema è che speriamo si asciughino, ma intanto per quelle danni una giusti come aiutino visto che finalmente abbiamo lasciato i capelli. Latte. Buongiorno. Buongiornissimo. Sono già del mattino. Sento odore di brioche. Buongiorno, andiamo a fare colazione. Direi che è un ottimo inizio di giornata. Ho potuto trovare tantissime cose buone, tutte veg, anche i pancake vegani, frullate di banana. Irene, siamo al quinto giorno. Mamma mia, sono molto stanca, ho fatto 3 mesi di salita. A me fanno male le ginocchia. Ciao Rifugio View Quest. E così si staglia davanti a noi Mister Cervino. Le Cervin delle Cervin. Iniziamo bene questa nuova camminata oggi. Vuole un po' d'acqua, signorina? Oggi non ci sono. Oggi no. 40 minuti di discesa fino a Saint-Jacques. Il problema non è la discesa. Il problema è la salita. È la risalita. Siamo arrivati a una valle nascosta. Che bellezza. Dopo la sosta cibo si riparte. Mancano 300 metri di dislivello. Sì, qualcosina di più. Sì. 370. Era meglio se non te lo dicevo, vero? Ok, non te lo dirò più. Che fai, mi lecchi? Pezzine. Ecco il rifugio. Yeah! Arrivata la tappa finale di oggi. Ce l'abbiamo fatta. Oggi è stanchissimo. Insomma, la camera ce la danno alle 3:30 perché la stanno igienizzando. Io ho deciso di fare un secondo pranzo, così per ingannare il tempo. E via, sai. E lassù c'è Col de Nana. Dove andremo domani? Alla ricerca della connessione perduta. Sì, fare altri 100 metri di dislivello per trovare un cavo di connessione. Per aggiornare le stories, cioè parliamone. Siamo arrivati nel nostro rifugio, nella nostra stanza. Qua è dove dormiremo questa notte. Addirittura qua c'è la copertura igienica del letto. Questa cosa mi piace moltissimo. Si inizia con la cena? Ho una fame. Forse lo dico tutte le storie. Aspetta di ricomi. È arrivato lo sciottino vegano per il negozio. E adesso lo assaggerà e ci dirà com'è. No, Ira, vabbè, ti sei bagnata le labbra. Buono. Ah. Dai, Irene. Giorno dalle 6 di mattina del sesto giorno. Ciao Renina, che bellezza l'alba ragazzi. Ecco laggiù sua maestà, una delle quattro, il Monte Rosa. Si riparte. Ciao de Nana, prima parte del nostro percorso. Oggi uniamo 2 tappe perché ci vogliamo fare del male. Sono 2 tappe brevi, ma in realtà poi unite insieme è la morte. Però saliamo tutto in cima, poi riscendiamo tutto giù e poi risaliamo di nuovo. Sì. E a Col de Nannaz passano gli stambecchi. E ora si scende dopo i bellissimi stambecchi. Top. Belli, belli, belli. È ancora lunga. E siamo arrivati a Col de Fontanes. Buh! Paesino piccolissimo che si chiama Prominduz. E abbiamo ancora 300 metri di dislivello in discesa. Poi cerchiamo un supermercatino e poi risaliamo. Vai! Siamo quasi arrivati alla fine della prima tappa. Adesso capisco perché l'hanno sparate, perché questa discesa ha spaccato veramente le gambe. E adesso piccola pausa e poi risaliamo.
Ripartire Valtournanche. Il riposo della guerriera. Ah, sotto la diga, da qualche parte laggiù, c'è il nostro rifugio di stasera. Sogniamolo. Siamo arrivati. Siamo arrivati nella nostra stanza, rifugio Barmasse. E ho chiesto un sacco lenzuola per stare più comoda, quindi useremo questo sopra le coperte sporche e poi metteremo anche il nostro sacco lenzuola, così siamo un po' più agevoli. Quindi devo rifare il letto. Furba. A pagamento è 3 euro. Furbissima. Furba. Stiamo bene, dobbiamo prendere 6 ore di pioggia oggi, anzi 8. 6 ore e 15. Guarda, è che non piove. Ragazzi, ecco, questa è la via che dovete prendere voi. Vedete, qui c'è l'uno, sì, c'è l'uno, e perciò continuate di qui e non vi succederà niente, io rimango qui, e vi saluto, e un bacino, abbraccio. Faccio anche la pipì per la gioia. Andiamo, dai, vi accompagno 5 minuti. Ha piovuto tutta la notte. Ieri sera abbiamo fatto una super riunione con il gestore del rifugio e le altre persone che devono andare al Cunei, che è il rifugio della nostra prossima tappa. Non ci sono molte altre soluzioni se non andare avanti, dato che il rifugio dove abbiamo dormito stanotte è pieno, altrimenti avremmo dormito nel rifugio, visto che la giornata si prospetta molto piovosa. Non ci resta andare avanti, si prospettano circa 8-10 ore di cammino sotto la pioggia, però no, non piove, facciamo le dita, ma noi siamo pronti con la nostra super attrezzatura, anche i sacchetti sulle scarpe, perché scarponi bagnati, da buono. Molto male. Il paesaggio è bellissimo però, Siamo passati in mezzo a un mucchiaio che ci ha ostruito il sentiero. Irene a fare amicizia. Usetta per espletare le nostre funzioni vitali. Dai, sova! Vabbè, ci stava, dai. E ora ripartiamo. Più leggeri. Mamma mia, si volerà. No. Sta piovendo di brutto. Siamo in mezzo alla nuvola, non si vede più niente. Siamo appena messi le cerate e stiamo ripartendo. Bellissimo questa vallata doveva essere, senza nebbia e senza pioggia. Così è molto bella e drammatica però, La pioggia non ci sta più abbandonando, fa parte di noi adesso. E questi metri di dislivello sono tanti. E mi lascia fanno sentire. Ecco Ire che si appropinqua alla discesa, che ci porterà al prossimo bivacco dove mangeremo un panino. Ora si fanno il bivacco per riposarci un po' sotto questa adesso comincia a piovere tanto. Vediamo. È arrivato il bivacco e è bellissimo. Com'è bellissimo questo teschio. C'è anche il mucone, madonna della rasa. Io distrutta la stufa, ragazzi. La stufa accesa al bivacco. Adoro. Infatti anche il caffè. Grazie. Si sta già tutto in inverno, in estate, gente che sta lì con le pelli sotto gli sci. Dentro ai bivacchi ci sono queste stanze con tutti i letti e matrassi dove per emergenza si può alloggiare e dormire. Che figata. E poi qualcuno si è portato sulla tequila e l'ha anche scolata. Iniziamo col... Ah, bene. C'è ancora mucca. E la mucca dopo il bivacco. Ce la portiamo a casa sto vitellino? Insieme alla Kira? Quanto manca il rifugio? Colte il Rai. Le ultime colle della giornata. Una grande salita. Una grande discesa. Che meraviglia. Pensate, noi siamo scesi da laggiù in fondo, che sembra un muro, ma è una discesa. Era il primo colle e poi da questo colle qua. Sono dei punti del sentiero da escursionisti esperti e questo è uno. C'è sì un po' di erba, ma insomma fermati. 5 minuti a rifugio, eccolo lassù, ce l'hanno quasi fatta. Oggi giornata impegnativa, una delle più dure, però ci siamo, siamo alive. Pugnetto. Ah, pugnetto. Anche allora. Questa è fatta. Esatto, Cunei, ragazzi. Vedete che dove dormiremo stanotte, con la stufina accesa. Noi saremo al primo piano, piano terra, primo piano,
all'ultimo piano. E siamo a cena. Arriverà. Sono arrivate anche le amiche livornesi, ce l'hanno fatta. Ora andrò a letto. Meno male, ho portato le salviettine per detergere il viso. Sto cremando di freddo, ve lo giuro. Il nostro letto. Sembra un po' lago Titicaca in Perù. Notte. Nella sera sono svegli. La taina di Irene Colzi. Signori e signore, l'alba. Signore e signore, Irene Colzi. Che figata l'alba. Però mi sono congelato le mani a scattare le foto. Non sento più le dita. 10 a Oyas, la nostra tappa. Oggi sembrava più facile. Qualcuno mi illude. Ho scoperto che non è iniziata ancora la discesa, ma dobbiamo arrivare lassù in cima. Come voleva quasi dimostrare, si risale. È come se si risale. Siamo arrivati a un bivacchino prima del colle. La salita che non finisce più. L'ho fatta con dei vestonazzi. Ho visto instabile proprio l'ultimo pezzo. Saliti. Un pugnetto quanto freddo è incredibile. Bella! Stiamo scendendo insieme a quelli che corrono del Tor. No, io sono sconvolta. Siamo tutti sconvolti. Io non so, ma poi io morirei, penso, corresti qua. Cioè, oddio, cioè tipo, capite? Capite? Ma com'è possibile? Marmottone! Le salite sono stancanti, no? Ma le discese, tutto quando c'è questo dislivello. Quanto abbiamo fatto di dislivello? Forse 1600. 1600, vabbè. Una cosa forse di più. Le ginocchia. Cioè, proprio... Che sensazione strana è camminare in piano. È una sensazione strana. Arrivati al per bello. L'idea è già a fare stretching. A fare stories. A fare stories e stretching. Poi ci sono già i vestiti puliti e a asciugare. E poi a breve andremo a cena. Partito il flash. Che stasera andiamo a letto con una certezza. Che abbiamo fatto il bucato. Esatto. Buonanotte. Buongiorno. Buongiorno. Oggi ultima salita imperve e super discesa imperve. Sarà un percorso anche questo molto interessante. Prima di un giorno di stop. Infatti domani faremo un giorno in posizione orizzontale sul letto. Yes. Abbiamo deciso di farci un giorno di pausa. Quindi dai, ultimo sforzo. E oggi, anche oggi sarà impegnativo. Anche perché oggi siamo partiti tardi. Sotto il sole fa caldo. Dai, forza. Forza Ire, siamo tutti con te. Ragazzi, ma c'è qualcuno che ci può dire forza? Dai, dai, dall'hotel Temma. Forza ragazzi, siamo tutti con voi. Oggi è dura, oggi è dura. Col bison, 3 ore e 15. Lo fanno prendere un po' male sui cartelli, eh. Anche perché se sono 3 ore e 15, minimo sono 4 o 5 ore per noi. Minimo. Solo a salire. Solo a salire. Poi c'è da scendere. Vabbè. Aiuto. Dai. Però ragazzi, che meraviglia. Allora, andale, andiamo. Vai, 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 vai. Su, vabbè, passiamo noi, passiamo piano. Vento, bravo, piano, torna indietro, piano. E cosa mangi? Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati all'alpeggio Brison. Andiamo. Volevamo notificarvi che là sotto c'è Aosta e invece quello là sopra è il Gran Paradiso. Oh, un piccolo esemplare di stambicca, stambicca faticata. La nostra salita non finisce più, ragazzi. Dobbiamo arrivare lassù. Col Brison, dopo una salita di 3 ore e un quarto, noi ovviamente non ci abbiamo messo 3 ore e un quarto, ci abbiamo messo qualcosa in più. E guardate che bellezza laggiù in fondo. E qua sotto il paesino dove saremo stanotte. Poi c'è Irene, si mette sempre nei punti più impervi. Sì, è un bel... Ma perché? Abbiamo già iniziato la discesa. Guardate che discesa, ragazzi. 1200 metri di dislivello, così, dritti per dritti. Ragazzi, le ginocchia ci stanno abbandonando, ma ci siamo quasi. Tanto per non farci mancare niente, l'hotel... È lontano. Bisogna camminare ancora. Così. È la vita. Mi ha proprio scoperto che...
Il ristorante più vicino è a 10 minuti a piedi. Fai la doccia, riparti velocissimo perché sennò chiudo e vai a mangiare a piedi. A piedi. Arrivati. Siamo arrivati. Dove? Non lo so. Guarda che carina. Dobbiamo fare in fretta. Allora, siamo entrati in casa, abbiamo riposto le cose. E stiamo andando a cena fuori, perché non ci piace camminare, allora stiamo camminando per andare a cena fuori. Comunque sembra di volare senza zaino, Vero. Ho fame. Anch'io. Funghi, funghi ovunque. Funghi e polenti. Questa è la polenta funghi più enorme, gigantesca che abbia messo. No, concordo, è immenso. Ci hanno offerto due grappe barra digestive. Uno è il ginepì. E questa è la grappa al mirtillo che fanno loro. Buona, questa è più leggera. E attenzione, attenzione. Questa è la morte. Andiamo a letto. Vieni, vieni. Vieni a sedere, vieni. Ma sono stanca. Vieni a spiegarmi come digerire i ravioli e la polenta prima di andare a letto. 2 minuti bagniamo, ok? Vai. Guarda che bellezza. Un lampione, guarda, bello. Buongiorno. 11ª tappa. E oggi salita, ma strano, ma dai. E ripartono per la quart'ultima tappa. Che fai piegata? Ti lavati benissimo, devo dire. Ciao vecchietto. Sei un carino carino. Ma sei carino. Siamo a leggere Courmayeur, 19 ore e mezzo. Attenzione ragazzi. Invece oggi rifugio Champignon 2 ore e 40. E questa è ufficialmente la quart'ultima tappa del cammino, ancora non ci vedo, quart'ultima. Godiamoci ogni singolo passo. Dal bosco al prato assolato. Oh, ma che è? Tutte queste macchine sono in cima. Le muccone all'ombra, che si grattano. Guardate con che velocità Irene affronta questa salita. La famosa pausetta barretta. Perfetto. Già arrivati? Sono arrivati. E questo è il rifugio in cui dormiremo stasera. Il nostro penultimo rifugio. Questa è la vista. E ora a breve la sauna. E poi la cena. E poi l'alba. La sauna. Quella lì. Sono 3 gradi fuori. Sono 3 gradi. Esatto, c'è la gente che passa col piumino. Bella gonna, Irene. No, col piumino. Caldo? Eccola là dentro. Bella vita, eh? Dopo la sauna passiamo il tempo in questa maniera. Dovete sapere che nei rifugi ci sono sempre giochi di scatola e quindi se non sapete cosa fare non siamo guardati. Se non sapete cosa fare, non mi siete guardati un libro, potete giocare già in scatola. È arrivata la pasta. Pasta con le verdurine per tutto il rifugio. Yeah. Attenzione, verza per i nane cozzi. Buongiorno. Buongiorno. Intanto fuori albeggia. Buongiornissimo. Fa un freddo barbino. Prima tappa di oggi, Col de Champignon. Vedremo questa bellissima vista. E poi andiamo a Saint-Rémy en Bosse. Col de Champignon. 2709. Ci siamo ben congelati a fare foto e video. Andiamo. Andiamo in discesa, là, e poi gira di là, e poi arriva un paesino là dietro, e poi di bianco. E siamo arrivati a Saint-Rémy, ragazzi. Saint-Rémy. Possiamo andare al nostro hotel che è qui davanti. Passa la francigena. Qua per entrare bisogna stare in campanaggio. Quella in cui dormiremo stasera, guarda che carino. Siamo proprio nel paesino. Vai. Dopo all'India. E volevo dirti che c'è il bagno bellissimo. Il bagno è tutto per noi. E torna da noi dall'oltretomba. Dall'oltretomba dei tendini. Vestito informale in borghese.
Sì, perché lui non camminerà con noi, però andrà nel fondovalle a fare un sacco di attività interessanti. E se ne vanno da Saint-Rémy. Penultima tappa, godiamocela queste ultime due tappe. Prima di partire so sta acqua. La cosa che amo di più è tutte le mattine riempire la borraccia con l'acqua fresca, che è bellissima. Oggi Giova al suo penultimo giorno sta mollando. Lo vedo provato. Addirittura gli squat. Ma vogliamo parlare del tuo Zana, quanto è gigante? Quanto pesa oggi, non so perché li ho aumentato il peso. Come vi dicevo, oggi è la nostra penultima tappa di questo cammino che sembra iniziato ieri, ma anche un mese fa, che non vedo l'ora di finire, ma allo stesso tempo non voglio finire. Una cosa un po' strana. Però, mamma mia, che meraviglia. Abbiamo sbagliato la sentiera, abbiamo continuato su una strada che non era quella giusta, ci siamo un po' persi, ma stiamo ricercando l'altavia numero 1 che dovrebbe essere questo. E non trovavamo più la strada, eccola, altavia, quanto ci sei mancata. Ma da dove cavolo siamo passati? Ed eccolo lassù in cima al nostro rifugio per stanotte. Eccoci, ne arriva l'alpeggio prima del rifugio. Ciao bestiole! Laggiù c'è scritto Fugio Frassati 0,35, dai, fattibile, no? Te che ne pensi? Panino in mezzo alle mucche. Partiti con Irene in prima linea che tenta la fuga verso il rifugio. La penultima tappa è la penultima tappa. Perché? No, c'è solo... Ultimo rifugio, ultimo rifugio. Possiamo già a ordinare qualcosa da bere caldo. Santa cioccolata rifugio. Santa latte di soia rifugio. Come? La peppa, la peppolina. La ganza. Che vista ragazzi, a 2005. Cena di verdure e legumi per il Rene Cozzi, felicissimo. Notte con 5 gradi. Mi infilo tutto ciò che ho addosso, 5 coperte, cioè sarà 5 gradi davvero. Io sto tremando. A tutti, a domani. L'ultima sera all'alba dovevamo fare. E ripartiamo per l'ultimo giorno dopo l'alba e dopo colazione. Togliamo i sassini dalle scarpe. E abemus Irene Cozzi, yeah! Intanto qua ho riempito l'acqua. Partenza! Come poteva iniziare una giornata se non con una bella salita? Noi, fare caffè e salita. Ah, che bontà, ma che bontà! Ebbene sì, ultima tappa, ultimo giorno, bella e impegnativa, perché qua c'è tutto il percorso attrezzato con le corde, molto interessante, però è stupendo. Te bianco, pepe, bene, ce l'abbiamo fatta, e dal colle si vede, ci avvicineremo sempre di più. E tra mezzo siamo arrivati quasi a 3000, qua. Bello, bello! Eh sì, è tutto il massiccio. E ragazzi, questo è il Monte Bianco, le Mont Blanc, il tetto d'Europa. Arrivati alla metà della tappa, tanto manita. È una tappa che si combacia col tour del Monte Bianco, che è molto più semplice, quindi molto più popolato. Bertone, tour del Mont Blanc. Thank you.
Caffino, ristoratore prima della discesa, a Rifugio Bertone. Il negozio è triste. Sono contenta da una parte. È contenta, ma è triste. Non vale tornare a Firenze al caldo. Insieme a Irene scende un ruscello di lacrime. Erano gli ultimi 40 minuti, dai. Ire. Eccolo laggiù in fondo. L'estate sta finendo. E anche l'alta via numero uno. Stiamo entrando a Courmayeur. Ragazzi, qua le cose si fanno cambiare. Ci siamo ed eccoci alla chiesa. Attenzione, potrebbe essere qua la fine del cammino dei 13 giorni dell'alta via numero 1. Scopriremo presto. Le stanno aspettando tutti te per congratularsi. È per noi, no? Sì, è per noi. E se da una parte andiamo verso l'alta via 1, dall'altra andiamo verso l'alta via 2, e questo vuol dire che questo è il punto esatto di fine della nostra alta via. Pugnetto! Siamo stati dei miti, cioè degli eroi! Alla prossima avventura!